garçons, les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal. Chi sua d'accordo, rien d'anormale. Rompi il ghiaccio con Vividen Slit 100% xilitolo. Vividen, vivi fresh al 100%. Nuova Volvo X30 qui da Svezia Car, auto di grande successo. Venite a scoprire le formule d'acquisto con rata mensile, valore di riscatto finale, manutenzione, assicurazione, garanzia estesa, tutto incluso. Vi aspettiamo per una prova su strada qui da Svezia Car, via Giovan Battista Grassi 98 a Milano. Ciao ragazzi! Siamo Luca, mio fratello Alessandro, siamo da Motoway, concessionario ufficiale Kawasaki, Kimco, rivenditore selezionato Honda, siamo officina autorizzata dei tre marchi ovviamente. Vi aspettiamo per condividere insieme a voi la passione delle due ruote. Da JB Cars, un ampio parco di vetture aziendali, per esempio questa Velar. Anno 2023, soli 14.000 km nell'allestimento R-Dynamic SE, 3.000 diesel mild hybrid da 300 cavalli, una vettura super accessoriata che sfiora i 100.000 euro di listino, tetto apribile, cerchi da 22, sospensioni pneumatiche e controllo elettronico, una vettura da 75.000 euro, IVA esposta, leasingabile. La trovate sul sito jbcars.it. L'SH350 nelle colorazioni 2023 è in offerta, 5.490 per lo standard più 100 euro per lo sport. Sono inclusi il bauletto originale ed il parabrezza con paramani. Vi aspetto alla Motostar. Ciao ragazzi, sono Alessandro Bernasconi, siamo in Bike House Como a Grandate, vi aspetto, siamo una concessionaria ufficiale per la provincia di Como, per BMW. Da noi potrete trovare le moto nuove, le moto usate, le moto dimostrative da poter provare, abbigliamento e tutti i servizi dell'officina. Vi aspetto qui a Grandate in Bike House Como. Sono Cristiano Soro, questo è lo showroom Jeep di Fassina in via Giovanni Battista Grassi. Sono qui per presentarvi tutta la gamma Jeep, dal Wrangler, Grand Cherokee, la nuova Avenger con le sue nuove motorizzazioni, Compass e la Renegade. Vi aspetto numerosi. MT10 e MT10 SP, 160 cavalli in promozioni, con fino a 2.000 euro di supervalutazione per cambiare il tuo usato oppure per accessoriarla come meglio credi. Siamo a Saronno e a Legnano, Motor Times ti aspetta. Ciao! Box, 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 box. Box, box, box. So you're following Lewis in. Box and pick and firm, please, Max. Box, pick and firm. So box, 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 box. Keep it saying now. Let's stay, let's stay on. Box, box, box. So box, 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 box. Buonasera ragazzi, perché ci ho già seguito con la MotoGP, e buonasera ai miei amici Nando Cazzaniga, Gigi Ciao. Perotti e Franchino Scandinaro. Ciao ragazzi terribili, come state? Ciao a tutti, bene, grazie. Ciao Gigi. Benissimo. Bene. Gigi, benissimo, sta bene. Perché oggi mi sento più pippante per la Ferrari che ha vinto, per me mi si è riempito il cuore stamattina. Mi sono alzato presto, 4:30, Però io assolutamente no, assolutamente no, perché 12 ore, più o meno 12 ore, con le voci di tutti quelli lì, oggi c'erano tutti, dalla macchina fino alle moto, sopportarli tutti, la voce non era possibile, l'ho almeno sentita indifferita, almeno quello, non ce l'avrei fatta alzarmi per sentire il gracchiare già dalle 5 di mattina. No, no, però Ferrari grande. Gigi, complimenti ancora Gigino, basta, adesso però i complimenti non te li facciamo più, hai rotto le palle, va forte, bravo. A fine campionato gli faremo i complimenti. Oggi non si rimette, podio ancora comunque. Ciao Gigi. Nando, come stai? Ciao, bene, bene. Ciao a tutti. Ciao. Bello vederti, bello vederti. Allora, io non so se però Franco è contento che abbia vinto, ma sì, ma lui è un ferrarista vero. Come dovrebbe essere un ferrarista vero? È contento se ha vinto Sainz, perché io voglio partire con il tema che sta scaldando. Andatevi a vedere i siti spagnoli, quelli di Sport, Marca, insomma i siti che parlano di Formula 1 in maniera approfondita, sono imbufaliti con la Ferrari, ma posso dirti che hanno anche abbastanza ragione, perché vedendo come sta andando Carlos, che sta facendo un grandissimo campionato, la gara scorsa non l'ha fatta, eppure oggi ha fatto una gara meravigliosa, no? È vero che l'hanno operato appendicite, ma per questi ragazzi qua quella è una bazzecola, però va forte la macchina, va bene, ma lui va forte.
la domanda che faccio anche a voi, e parto da Nando che è il più saggio ed è anche quello che va più forte di tutti noi quattro qua messi insieme, anche se ci mettiamo un turbo, è assurdo, no? Pensare che a fine anno debba essere lui a lasciare la Ferrari. Nando. Beh, è assurdo, adesso siamo all'inizio, vediamo un po' come va a finire, anche perché adesso ho visto un po' la classifica del campionato, praticamente sono tutti lì, è un bel campionato. Lui qui è nato forte, giustamente, sa che io sono sempre dell'idea che Leclerc abbia qualcosina in più, però ad oggi bisogna stare attenti a quello che si dice, perché in effetti Sainz ha la testa, corre bene, non sbaglia, e lì assieme agli altri, pur avendo un gran premio in meno, quindi diciamo che in questo momento ha ragione lui. E francamente pensare che questo pilota che in queste condizioni riesce a dominare, lasciarlo andare via, insomma, dispiace un po', eh. Aspettiamo, però in questo momento dispiace. Vai, chi va? Franco, poi Gigi, dai. Ma devo dire che oggi è stato magistrale, è stato grandioso, perché appunto con il periodo dopo 15 giorni che non saliva in macchina, a parte che il Gran Premio scorso, già il venerdì, non è che era andato così male, ecco, devo dire, era già, si vedeva che questa macchina qui ha del potenziale, questo sono contento perché ci hanno creduto agli ingegneri italiani, no? Come quando si è parlato di Newen, allora il caso arriva l'ingegnere, lo prende la Ferrari, non lo prende, no? Chiaro, si cavalcava l'onda del fatto Red Bull. Però devo fare complimenti a Cardine, a Gualtieri, a Tondi, che è un ragazzo, un ingegnere preso 2 anni fa al posto di David Sanchez, che tutti dicevano, ma chissà come sarà. Invece devo dire a Ioverno, che è stato ripescato sul muretto, lavora bene, anche bene il muretto, non lo so se il Vasseur, se la cura è stata fatta, però oggi, cioè lasciamo perdere che mancava il principale, che era Max Verstappen, però bene o male, voglio dire, se la giocavano, perché adesso non è che bisogna vedere come era la storia, se riusciva proprio ad andare via, perché la Ferrari oggi è stata stratosferica, è stata una roba impensabile, perché voglio dire, tutti che la davano, insieme alla McLaren, assieme alla Mercedes, invece mi sembra un attimino sopra, perché le gomme, la macchina lavora bene, le gomme non è più come, cioè tutto il problema che avevano lo scorso anno, il team lavora molto bene, basta guardare anche i meccanici, i ragazzi del pit stop fatto sui tempi giusti, la strategia che andiamo a vedere, hanno coperto una volta una McLaren con Leclerc, l'hanno fatto, però hanno fatto un bel lavoro, un insieme di squadra che da ferrarista di cuore sono contento. Tocca a Gigi invece. Gigi. Guarda, sulla vittoria io dico che sembra la prima volta che aveva vinto Sainz, la prima gara l'anno scorso, l'unica, si è continuato a dire il decimo di Leclerc, mica il decimo di Leclerc, ma lo sport ha un signore, come ha un Gesù Cristo come abbiamo noi. La seconda gara chi l'ha vinta? Ancora questo. Perciò è inutile che cominciamo a dire che uno c'ha qualcosa in più, che vince sempre l'altro. Ma sì, mancherebbe Gigi, però... Aspetta, sennò poi siamo... Questo, no, sennò poi ci parliamo sopra. Questo in questo sport conta il risultato. Per quanto riguarda quello che dici te, che io sono ferrarista come te, ti dico che se fossi tutta farina del nostro sacco, avremmo sarebbe 5 anni che la nostra macchina non va avanti. Perciò deve aspetta, se fosse tutta farina, se questi che ha fatto la macchina adesso, no? Giusto, questi ragazzi nuovi, quello che sia, sono anche quelli che lavorano. Sono ancora quelli, tranne Tony, sono ancora quelli. Allora, se non ci hanno preso 4 anni a fila, ci prendono un anno, allora qualcosa è cambiato, quello che magari noi non pensiamo, un qualcosa, da qualcosa fuori, perché se no saremmo andati dalla stessa parte. Perché puoi dirlo a Nando, se un bilancio è marcio per 4 anni, se non cambi le persone, marcia anche il quinto. O c'è qualcuno che ti aiuta a fare il bilancio, o se no è sempre quello. Questi sono i fatti.
Poi io dico che sono contento come te che ha vinto la Ferrari, sono ancora più contento che ha vinto Sainz. Per me Leclerc, anche se ha fatto il podio, ha perso, perché ha fatto forte il venerdì, forte il sabato, poi ha detto che la qualifica c'è stato un problema del bilanciamento, ma uno che va sempre forte, cosa tocchi la macchina a fare? Capisci che non ha neanche il carisma di dire chiedi a Nando, vai forte il venerdì, vai forte sempre, tocchi la macchina? No. Allora lui ha detto che, questo ha detto, c'è stato un problema della regolazione, di cosa? Gigi, fidati, ragazzi, ma siamo realisti. Stanno lavorando con una tranquillità che da un po' d'anni che non c'era in Ferrari. Inutile che siamo Ma sai perché è arrivata questa tranquillità? Perché ti hanno detto sei mesi, ti hanno detto 4-6 mesi fa che arriva Hamilton, è cambiato tutto, perché non è una coincidenza. È inutile che tu allora, pensi diversamente. Tu sei di Maranello della zona. Io settimana scorsa ero lì a Maranello, ma al bar, cioè al bar, a Montana, a mangiare di qua di là. Ti dico la verità. Allora così, sai, parlavo con dei ragazzi, niente, non erano del team, non erano della Ferrari, niente. Sai, al bar, tu vai in piazza Maranello, vai lì al bar che c'è, in piazza al municipio, si parlava tra di loro di qua di là. Allora, lo sai che non ce n'è uno contento dell'arrivo di Hamilton. Ah, ma sai perché? Tu sai, hai capito perché? Perché ha scardinato tutto, Tu devi pensare che quando in comune va uno che non è con la mentalità comunale, così. Gigi, oggi dobbiamo discutere la grande vittoria, la grande prestazione, non la vittoria, perché la vittoria magari poteva anche non stare. La grande vittoria della Ferrari con Carlo Sainz, noi dobbiamo discutere questo. Perché tu sai da giornalista e da fotografo che se fosse successo il contrario, domani sulla Gazzetta ci sarebbero 3 pagine e invece domani forse non ce ne sarà neanche una. Se vuoi scommettere con me che apri la Gazzetta, allora è questo che io ti dico, è così. Però lui, quello che conta, e a me fa piacere, che in questo sport conti i risultati, lui ha messo 2 timbri, l'altro 0. E quello allora, che io dico è perché abbiamo preso Hamilton? Perché non abbiamo pilota. Non abbiamo pilota. Va bene, adesso vediamo, uno è secondo, l'altro è terzo, poi vediamo. Ora, no, però ecco, scusa, quello che oggi ci ha dimostrato Gigi è che non è vero che non abbiamo il pilota, cioè abbiamo anche quello che pensavamo di non avere, cioè quello che la Ferrari o i tifosi Ferrari hanno sempre considerato il secondo, Nando, è probabilmente quello che invece potrebbe dare più affidamento in un'economia importante di un campionato del mondo. Wow. Se Verstappen cede, la Red Bull molla, questo qua di solito non sbaglia un colpo, Nando. Però, comunque è una giusta considerazione che fai tu, Franco. Visto che partono tutti e due e arrivano, Perez davanti a Hamilton, sì, Perez davanti a Verstappen, quante volte l'hai visto? Mai. 2 gare, forse una gara in 2 anni. Guarda la coincidenza che c'è tra il bilancio uguale che c'è tra Leclerc. Dobbiamo dirlo adesso, tra Leclerc e Sainz. No, dai, Gigi, adesso, non c'è questa differenza, Gigi, dai. No, così no. No, Gigi, dai. No, ti sto dicendo, no, non c'è differenza nel senso che tra i due dei ferraristi, vogliamo essere ottimisti, sono alla pari adesso. Invece non c'è, deve essere la differenza che c'è, ci dovrebbe allora, essere la differenza tra infatti, e Verstappen, che non c'è. Date la mano, ha vinto nell'era di Sainz con Leclerc ha vinto 3 Gran Premi a testa, giusto? Sì, ma non è che dal doppio degli anni, no, degli anni che corrono assieme perché sono 4, hai capito? Hanno vinto 3 Gran Premi a testa nella sua carriera, 2 l'ha vinta con la Ferrari Sainz e Leclerc ne ha vinti 3, giusto? Ma non è che corrono da 10 anni come tu pensi, hai capito? E poi, come ripeto, è un team che fino a 8 mesi fa era lo sfascio totale, non sapevano che cosa fare. Adesso non so se è Vasseur, la pura Vasseur, che io lo reputo sempre una bravissima persona, perché lui, come ti ripeto, a volte ne abbiamo parlato, e lui è uno che di motori ha sempre vissuto. Hai capito? E allora lui magari sa, perché lo vedi con questa calma. L'altra volta qualcuno, non so se era la voi, ha detto... Ah, questo qua era che guardava gli aerei mentre sullo schieramento si sta. Questo qui sta il lavoro che deve fare. Ti dico, Franco, sta cosa qua. L'anno scorso... Lando, l'abbiamo fermato. Aspetta, Gigi, sì. Ti entra lì. Fammi sentire. Lando arriva su quella roba lì. Ti entra la mente, Gigi. Lando.
Io credo che tu, Bob, abbia fatto la giusta considerazione. Allora, la cosa incredibile è che o sono andati a Lourdes o in effetti solamente tre mesi fa eravamo messi veramente male. E oggi è stato fantastico, comunque sia. È vero che l'altro si è ritirato, però non penso che l'altro poi chissà che cosa, non lo so. Oggi non finire. Andava via, Nando. Oggi per cui aveva riattaccato. Perché, io non so, qual è stata la cura, non ho idea. Però devo dire che oggi la Ferrari, così come messa in questo momento, insomma, va bene, giusta strategia, due piloti che si equivalgono. Io starei qui a esaminare più che la Ferrari, se la guardiamo la Mercedes, che hanno preso una legnata che non sta in cielo in terra. Se dobbiamo dare una votazione, un voto alle varie strutture della Ferrari, i ragazzi meccanici, pit stop eccezionali, 2.1 sono stati quelli migliori che ne hanno fatto uscire. Strategia di gara è successa solamente, guarda, pochi ci hanno fatto caso. C'è stato un attimo che Sainz si è addormentato. Sì, ma indubbiamente... Quando ha fatto l'incidente che ha fatto entrare la virtual safety car, giusto? Sì. Lui, se tu vai a vedere, io ho detto, ma strano, come fa a esserci dietro Leclerc attaccato? Cioè lui ha perso 3 secondi perché si è un po'... Non so perché fisicamente, non lo so, però a questo momento poi si è ripreso, ma non è che questo qui parlo del 15° giro, 17°, 18° giro, che è successo questo fatto. C'era primo Sainz, Leclerc attaccato dietro. Franco, però c'è una cosa. È un momento di pausa. Il resto ha fatto una gara superlativa, tutta la Ferrari, i piloti, i meccanici, il muretto e gli ingegneri. Chiaramente, come ripeto, mancava il Max Verstappen, che ha avuto, come dice lui, i guai succedono, questa volta è toccato a me. Però la Ferrari, secondo me, oggi è da 9. No, ma anche da 10, non da 9, da 10. No, ma dico, da 10. No, oggi sì, doppietta da 10. Nessuno sta facendo noi un po' sulla scelta dell'anno prossimo, ragazzi. Non perdiamo il focus. Cioè, la Ferrari sta andando bene. Poi cerchiamo di capire... Se come dice Gigi, io Gigi ormai ho imparato da dopo 20 anni, lo comprendo, lui dice c'è qualcosa che arriva da fuori, questo è, vi faccio un po' riassunto di quello che dice lui, c'è qualcosa che arriva da fuori perché da dentro hanno dimostrato, questi sono gli uomini di Binotto, non è che con Binotto diceva no, stai facendo una stupidata, non possiamo farla così perché la macchina non va. Se hanno collaborato al progetto di Binotto fino all'altro ieri, adesso è Cardile che ha lavorato con Binotto, l'ha fatta giusta. Secondo me Gigi non ci crede tanto, ma posso dirvi che non ci credo neanch'io che abbiano risolto dentro. Ma mi spiace, no. Franco, non voglio mancare di rispetto a quelli che sono dentro, ma la sensazione è che si stia muovendo qualcosa di grosso, no? Perché la storia ci insegna che altri team sono stati più forti negli ultimi 10 anni della Ferrari e probabilmente si sta muovendo qualcosa e la Ferrari, sono convinto che crescerà sempre di più. O gli altri ha mollato, non c'è storia, non penso che la Formula 1 in giro di 2 mesi puoi capovolgere tutto. Allora, o gli altri ha mollato, come calci di rigore, che non segnano con gli altri, e allora vince, o se no non c'è niente da fare, hanno fatto un bel lavoro. E ancora, Rondine non fa primavera, però voglio dire, in primo e secondo, attaccato a Verstappen, che 4 giorni che soffriva la Ferrari, questo mi fa piacere, voglio dire, da sportivo, non è che lo siamo tutti contenti, però... Sì. Vai, Gigi. L'essere felici è una cosa, l'essere realisti è un'altra. Essere realisti che dopo, a parte il primo anno, che abbiamo fatto 9 pole position col cambio di regolamento, non abbiamo più combinato niente fino a quest'anno, come dice Nando, 2 mesi fa, non eravamo a posto, però non è, c'era un'idea di cosa fare. Se abbiamo se negli anni, quando abbiamo toccato la macchina, non abbiamo mai fatto passi avanti. L'anno scorso è stato incredibile quanto ha fatto un passo avanti la McLaren, non è no. Perciò ti dico, uno, sì, però come ti ripeto, questa è la mia idea, oggi ci sta dietro perché
qualcuno ci dà una mano, diciamola così, Franco, perché sai che noi non possiamo. No, io sono contento. Perfetto. Quello che dici te. Perfetto. Aspetta, aspetta. Poi ti dico di Vasseur, quello che ha fatto, quello che io reputo, per la Ferrari fino adesso. Vasseur doveva dimostrare che aveva affetto per Sainz e doveva fare reclamo l'anno scorso per lui, e non l'ha fatto. Per quello che ti dico che quest'anno ha vinto la persona sbagliata, per la seconda gara consecutiva. Perché un allora team manager, dire, aspetta, un team manager deve essere alla pari, vai a far reclamo, anche se pensi che non è giusto, però perché mica che per uno pensi che non è giusto e per l'altro è sempre giusto, e la verità è che ha vinto due volte questo. Guarda, perciò, Gigi, la Formula 1 Nando lo sa anche perché tanto ha corso, lo sa come sono fatte le gare, vi dicendo. Voglio dire che se stiamo qua a vedere, allora anche Schumacher ha avuto il grasso da Barrichello tantissime volte, da Massa che le gare tu sono... Tu hai parlato di Vasseur. Io ti ho detto quello che per allora, me Vasseur non l'ha fatto e doveva fare, basta. Allora, io ti dico una cosa, cioè non è che voglio dire... Dopo Jean Todt abbiamo avuto Stefano Domenicali che per secondo me ha fatto un lavoro, giustamente parlavamo l'altra volta, ha fatto un buon lavoro, abbia sfiorato il mondiale un paio di volte, qualche errore ci sono stati e via dicendo. Però c'era sempre, anche quando arriva bene, voglio dire, due anni di fila, cioè, però c'era un'aria, cioè terrorizzati, cioè tutti i ragazzi. Io sono stato lì il mese scorso, lì in Ferrari, con i meccanici, ci parlo così. Loro sono tranquilli quest'anno perché loro hanno delle direttive giuste da fare, ma non per vincere, perché loro sanno che Verstappen e la Red Bull è uno step sopra. Però ti posso garantire che questi ragazzi qui a pit stop si allenano giorno e notte, come te l'ho detto l'altra volta, gli ingegneri stanno facendo. La vittoria dello scorso anno di Sainz a Singapore, confronto a quella di adesso, vale come vittoria, come punteggio. Ma alla fine, come tecnica, la macchina lo scorso anno non c'era, era un disastro, perché sapevano anche loro. Quest'anno invece la macchina per adesso ha risposto bene. Un attimino sempre sopra la Red Bull, però poi davanti alla McLaren, davanti alla Mercedes, voglio dire, giochiamocela. Però sono tranquilli, li vedi che i ragazzi sono diversi. Dai piloti, adesso non so se poi la scena... che Leclerc va a salutare Sainz, si fa i complimenti di qua, deve fare, per forza. Quello sicuro. Okay. io però torno al discorso di partenza e qua mi unisco un pochino ai giornali spagnoli, no, che stanno attaccando la Ferrari, lasciare Carlos senza un sedile in questo momento, ma Carlos un sedile lo troverebbe sicuramente. E dicendo è lui l'uomo, dopo vi cerco, se andate a vedere marca.com che è un sito importante sportivo, spagnolo, il più importante, dice né Verstappen né Leclerc vince Carlos, cioè Carlos a portare a casa la vittoria, e da lì parte tutto l'attacco alla Ferrari dicendo è comunque il pilota che sta dando maggior sicurezza alla squadra, perché trattarlo così, perché mandarlo via. Riparto da lì perché Nando, che dirige magistralmente un'azienda meravigliosa da tanti anni, che chiederò proprio te Nando che cosa faresti, perché questo è un compito più che da pilota, da manager, da imprenditore. Torno subito, datemi un attimo. Les garçons, les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pourvu qu'ils soient d'accord, rien d'anormal. Rompi il ghiaccio con Vividenx Lit 100% xilitolo. Vividenx, vivi fresh al 100%. Da JB Cars, ecco un piccolo esempio delle nostre E-Pace usate. Questa del 2018, allestimento R-Dynamic SE, 2000 diesel 180 cavalli, 95.000 km, la presentiamo a 27.500 euro. Abbiamo anche disponibili delle versioni restyling, come questa splendida plug-in, quindi che ha la possibilità di farvi avere una autonomia fino a 65 km totalmente in elettrico e un motore benzina. Vettura dell'anno 2022, soli 25.000 km, la presentiamo a 49.900 euro. Le trovate sul sito jbcars.it. Ciao a tutti, sono Stefano, siamo a Varese in Viale Belforte 2 e siamo in Bike House, concessionaria BMW Motorrad.
veniteci a trovare per quanto riguarda moto nuove, moto usate, chiaramente abbigliamento e tutto quello che riguarda il mondo delle moto, e anche per la nostra officina. Vi aspettiamo a Varese. Sono due delle grandi novità 2024 targate Fassina. Parliamo di Evo e di R, due brand assolutamente italiani che fanno della tecnologia, della dotazione super completa di optional di serie, il loro punto di forza a un prezzo incredibile. Vi invito a scoprire Evo e di R al Car Village Fassina in Via Grassi 98 a Milano. Non rimarrete delusi. È lei la nuova regina della gamma Honda, la nuova Africa Twin Adventure Sports 2024 con la ruota da 19, la vedete all'avantreno. Qui vediamo un modello Travel Edition, la moto è disponibile presso le nostre sedi Motostar anche per il test su strada. Vi aspettiamo! Sono Cristiano Soro, questo è lo showroom Jeep di Fassina in via Giovanni Battista Grassi. Sono qui per presentarvi tutta la gamma Jeep, dal Wrangler, Grand Cherokee, la nuova Ranger con le sue nuove motorizzazioni, Compass e la Renegade. Vi aspetto numerosi. Nuova Tracer 7, modello 2024, promozione fino a 1000 euro per coronare il tuo sogno di andare in sella ad una Yamaha. Motor Times Yamaha ti aspetta a Saronno e a Legnano. Ciao ragazzi, sono Luca di Motoway, concessionario ufficiale Kawasaki. Volevo presentarvi la nostra gamma Ninja a partire dalla ZX6R alla ZX4RR alla Ninja 125. Abbiamo ancora una 400 bicilindrica 2023. Vi aspettiamo per visionare la Motoway. Ciao, grazie. Eccoci qua, ben ritrovati ragazzi, bella ricarico la puntata delle moto. Abbiate pazienza, ma avete capito che c'è stata una parola di troppo, che è Oscar, che è spagnolo evidentemente. Ve lo devo dire, ci arrivate anche voi da soli. Oscar è spagnolo e ripetendo una frase di un italiano ha detto una cosa che non può andare in onda, per cui la puntata è stata momentaneamente bloccata e poi la ricaricherò non appena riuscirò a togliere quello che non deve andare in onda. Vi chiedo ancora scusa personalmente per quello che è andato. Nando, eccoci qua, scusami, cosa faresti? Sì, ma sicuramente Sainz ha la dimostrazione di essere un grande professionista. Perché sai, quando una squadra ti comunica che arriva a un 7-8 volte campione del mondo, praticamente ti mette già all'inizio stagione da parte, questo non ha fatto una piega, non ha fatto testa bassa e sta dimostrando non solo di andare forte, ma di essere un uomo molto intelligente e un grande professionista. Sai, io ho un'azienda e come se domani mattina annuncio che prendo un super venditore che arriverà fra un anno e il mio collaboratore mi dimostra di essere un fenomeno, cioè, Sainz veramente li sta mettendo in difficoltà in questo momento la Ferrari. Ok, Franco Gigi, vi ascoltiamo, vai. Allora, se Nando dice giustamente così, allora devo dire che la Ferrari oggi è ancora di più superlativa, perché ha lasciato vincere, tu lo sai bene, in Formula 1 e l'ambiente del motore è un attimino, no? Cioè, far perdere una gara. Allora la Ferrari, tanto di cappello, di chapeau, con il clima che c'è adesso dell'arrivo di Hamilton, giustamente, ha fatto vincere Sainz. Perché no, no, scusa Franco, ti interrompo. No, la Ferrari ci ha un Cristo perché porta pazienza, ma una squadra che ti dice tu sei fuori dei giochi, una storia latte, questo, testa bassa, non parla, non fa polemiche, va su e no, vince, ma io, non Nando, è la squadra, no, dai. È lui che c'ha i maroni. Chiaro, voglio dire, quello così, ma ce l'ha anche la Ferrari a sto punto, perché vedi che tu l'hai pensato. A sto punto la Ferrari era un attimo per dire, come quando ti faccio l'esempio famoso di Barrichello con Schumacher, Gran Premio d'Austria, che gli ha detto fallo passare, se ti ricordi bene, e questa l'ha fatto passare. Ordine di scuderia, allora a sto punto la Ferrari doveva mangiarsi le... Doveva... Era... No, io la Ferrari, guarda, non la giustifico, sono contentissimo che abbia fatto un primo e un secondo, sono felicissimo l'italiano che la Ferrari vinca, sono di tutto, di più. Però cioè, mettere da parte un pilota all'inizio stagione è già messo da parte e questo Nando, dai, porta pazienza. Io sono per, no, forse non si è capito, io a Hamilton, pilota grandioso, messo lì sette mondiali e via dicendo, poi oggi ne ho sentita una, Hamilton grande professionista perché ha messo la macchina in un modo che non è entrata la safety car. Cioè, voglio dire, Hamilton le sue cazzate contro gli altri le ha fatte anche lui,
perché se ci ricordiamo quando eravamo al Gran Premio del Brasile, che lui ha rallentato per far arrivare addosso i terzi o quarti, perché doveva arrivare a vicino Rosberg, cioè praticamente andava a rischio di prendere, di fare, e ha fatto casino anche lì, voglio dire, Hamilton oggi non ha parcheggiato la macchina lì perché ha pensato da Gran Premio, oggi ho sentito anche questa. Ma Franco, io non andrei su Hamilton, non c'entra niente in questo momento, io andrei solo sul fatto che la Ferrari, cioè, ha avuto un comportamento, magari è giusto l'abbia fatto, non lo so, però questo pilota si è trovato di punto in bianco da essere un pilota ufficiale o ad essere un pilota già in fase di uscita. Insomma, e questo lo vedi come va. Nando, sono stato a parlare appunto di questa cosa e qualcuno mi ha detto si è abbattuto un muro. Cioè, io sono quello che penso, come la pensano in tanti, che la Juve ha preso Ronaldo per arrivare a quello step di un anno o due, non di più, perché dovevamo vincere questa famosa Champions League. Adesso la Ferrari deve vincere il mondiale, hanno preso Hamilton. Ma io ti dico la verità, Hamilton, uno che ha vinto 7 mondiali, poi lo dicevo a Franco Bobiese appunto, che non me lo vedo nel carattere dell'azienda Ferrari, di quello che fa la Ferrari, di come lavorava la Ferrari, e via dicendo, non me lo vedo. Cioè è inutile che poi... Però Franco, la Ferrari con quel carattere lì, con quel lavoro lì, non vince dal 2007 il mondiale piloti. Cioè qualcosa devono cambiare, forse con lui cambierà qualcosa, non lo so. No. Voglio dire, se andiamo a vedere coi numeri alla mano, Russell bene o male gli sta sempre davanti. Non so se poi è uno scherzo di Toto Wolff che anche oggi ha rotto la macchina. Questo non come fai a saperlo, Franco? È vero, come fai? Non si sa, è vero, non si sa. I piazzamenti di quello che faccio, voglio dire, che Q1, Q2, Q3 è sempre dietro. In gara non è più quello di una volta. Spero che se arriva la Ferrari, lo spero da ferrarista, vinciamo il mondiale, facciamo questa cosa. Però, come dice Nando, anch'io avevo i miei dubbi, ma ce li ho ancora tuttora, voglio dire, perché la squadra, se ti ricordi bene, i piloti ci sono, ci mancava solo qualche cosa da unire, da far stare tranquilla la squadra, perché i ragazzi ci sono i piloti, ci sono gli ingegneri, ci sono i meccanici. Allora sono andati a Lourdes. Sono sempre quelli. Sono sempre quelli. Di punto di bianco in due mesi. Non erano tranquilli. Vabbè, Nando, allora oggi Perez, voglio dire, con la macchina campione di questo, quella, hai ragione, arriva bastonata. E allora sono d'accordo con te. Abbiamo, come dici te, che stiamo qua a difendere Sainz giustamente, perché sono il primo che l'ho difeso da quando hanno firmato questo famoso contratto, che poi anche un'altra che ho sentito è perché la Ferrari è quotata in borsa, doveva dirlo prima. Ma dove? Cosa si inventano tutte queste cose qui? E invece, come dicono i tifosi come te, come me, come tutti i tifosi, diciamo, ma cavoli, cioè adesso si è messa nei guai, perché se Sainz va avanti così, però, come ripeto prima, oggi la Ferrari poteva dire a Sainz, facciamo passare Leclerc così, andiamo avanti, siamo più. Non lo poteva dire. No, sai perché? Perché non lo fa passare. Tanto va via, non lo può dire. No, ma sto dicendo che la Ferrari... No, ma non devi... Guarda, sei da ammirare, perché hai una passione. No, ma io non sono io, sono contento, Gigi. Scusa, tu saresti uno, te lo dico con affetto, che se vincesse Hamilton il mondiale, ti casca tutto quello che è attaccato là dietro nell'armadio. Perché tu vorresti che vincesse, ma non Hamilton, credi a me. No, guarda, però ti dico una cosa. Se quello vince, quella lente che tu hai la porti a me, me la regali a me? No, ne ho tre, guarda. Perfetto. C'ho una me, una Nando e una Bob. Tu rimani senza. No, non voglio regali, io non voglio regali. Fatemi salutare, fatemi salutare questo brutto ceffo che poi di macchine non capisce niente perché andava troppo piano, però ve lo faccio salutare. Fabrizio Barbazzo che ci sta spiando. Ciao, grazie. Fabrizio, quando ti colleghi con noi qua hai capito che le cose noi ce le diciamo, non è che stiamo lì, non è che stiamo lì tanto a fare dei... Grazie Fabrizio, mi fa piacere sapere che sei qua con noi.
Per cui non, voi non andrete d'accordo. Io rimango dell'idea che mandarlo via in questo momento, poi vediamo come va il proseguimento del campionato, ma non è che l'anno scorso Sainz non abbia fatto vedere che va forte, no? Che è capace di andare, ragazzi, andate come Leclerc. Poi adesso comincerà, no, Leclerc va più forte. Io ho la sensazione che Leclerc sia ancora più in affanno quest'anno rispetto all'anno scorso con Carlos, ma è un bene per la Ferrari, no? Perché poi si cresce quando c'è questa situazione, però Nando, fa parte del gioco. Poi probabilmente Hamilton c'è anche collegato qualcosa che noi non sappiamo, perché sicuro credo che il piloto, il problema della Ferrari erano i piloti, neanche l'anno scorso, io credo che sono diversi i problemi. Probabilmente Hamilton l'ha annunciato perché c'è sotto un movimento che io non conosco, magari qualcuno saprà, ma non è un problema di piloti, secondo me. Poi smentitemi. Io ho difeso sempre i piloti della Ferrari, cioè voglio dire. Però, noi Nando, non sappiamo. Sai non cos'è? Quando, dici? Nando, come dici te, quando arriva uno così, come abbiamo sempre detto, cambia tutto. Anche se tu pensi che non è così, cambia. Tutto, perché uno che arriva con questa determinazione non arriva per andare solo. È come per dirti tu che sei, hai una concessionaria, non è che vuoi cambiare, metti che un giorno la vuoi vendere, non è che vuoi cambiare per un'altra cosa, cambi con una tua idea e dove la porti con quell'idea che tu hai, non accettare l'idea degli altri, che come ha detto Franco, e purtroppo da ferrarista ti dico, lascia stare il mio frigo che adesso non si chiude più perché dopo un primo e secondo devo stare sempre aperto, prima non si apriva mai, però ti dico, in questi anni, come hai detto te, bene o male la linea della macchina è sempre stata quella, non ci abbiamo mai chiappato, mai. No, te l'ho già detto prima, ha cambiato due personaggi, non ci abbiamo mai chiappato. Ascolta Franco, gira la Mazzurro con un bel chiappetto, perciò per dirti adesso non parlo la lingua, gira come vuoi, non ce l'abbiamo più. Adesso che andiamo, adesso che è successa questa cosa, magicamente ci siamo addrizzati. Ma no, e se ti ricordi, Nando, avevamo detto all'inizio dell'anno, vedrai che tra quest'anno parlavamo dei nostri sogni, no? Ci certo. Sarà poca differenza tra Red Bull e Ferrari, ti ricordi che aveva detto anche questo? È vero. Perché allora, pensavamo, arriva questo. Allora voglio dire, sta Formula 1 va bene per le commedie che fa Nexi. Io non lo so, dire. Allora, quello che va bene, però ti dico noi che non se ne conviene, gonfia aperta. Succede casino Red Bull perché appunto questo, quell'altro, l'ingegnere va via, va alla Ferrari, poi adesso vince Sainz perché si è meritato di vincere, perché anche Franco, con quello, voglio dire, non è che ha avuto questa grande operazione, perché però, anche lì l'appendicite, voglio dire, quelli delle moto rompono la palla. Ma se l'avesse fatto Leclerc, avrebbero fatto un giornale per lui, lo mettevano sul Financial Times. Se l'avrebbe fatto Leclerc, l'appendicite, dai. No. Cioè, voglio dire, io sono contento che ha vinto la Ferrari, che ha vinto Sainz. Quello che tu mi vuoi vendere di Hamilton, siccome... No, io non voglio vendere niente. No, tu hai già cosa metto, è arrivato, io non lo so quello che questo c'è. Questo è quello dentro. Che è successo. Magari è solo una cosa... Come dice Nando, voglio dire, può darsi anche che sia una cosa di borsa, può darsi che sia, ma secondo me è più di marketing, hai capito? Poi non di marketing. È la stessa idea di Fabrizio Barbazza, avete visto il messaggio, ve l'ho passato prima. Fabrizio dice: lo hanno preso su, ecco, ve lo faccio rivedere. Lo hanno preso solo per immagine business. Io non sono d'accordo, Fabrizio, neanche con Franco. Io sono convinto, ma sono straconvinto che ci sia un progetto. Poi che allora, lui non sia... A parte che non credo che lui vada piano, nel senso che non lo so cosa gli succede adesso. Lui da Russell l'anno scorso non le ha prese. È vero che non è che gli va via, anche perché Russell è uno di quelli che cammina. Ma io penso che ci sia un progetto. Che la Ferrari sta crescendo è già evidente. Che allora, la Ferrari sta crescendo. Secondo me, vedrete, che il futuro è Ferrari. Secondo me. Il futuro è Ferrari, poi che sia perché Liberty ha bisogno di Ferrari davanti, perché di Red Bull ne hanno piene le palle tutti, e guardate col casino che è successo, secondo me certo. Non è neanche così un caso, ma io credo che Hamilton lo prendano perché c'è un progetto per vincere, per portare la Ferrari a vincere. Secondo me lui può lottare assolutamente per vincere se la macchina va. Franco, ti stai mangiando un po' di parole tue che stai dicendo, perché loro sul punto qui ci metto su Nando Cazzaniga.
tanto è già fatto, è già fatto, già sistemato, deve vincere per forza la Ferrari. No, io ti dico che non vedo lì ancora Leclerc, Franchino, non vedo Leclerc che era il predestinato. Sainz lo mette, tengo Hamilton e tengo, cioè prendo Hamilton e tengo Sainz. È Leclerc che lì secondo me non c'entra più. È Leclerc che lì non c'entra più. Questo, sai, bene o male... Ho capito, Leclerc... Franco, che non puoi dirlo perché non ti fanno entrare. Guarda che ho capito. Se non ti fanno più entrare, Maranello. Però purtroppo questo è quello che succede, no? Quello che deve essere un fenomeno è un bravissimo pilota come la sua compagna di squadra. Sono uno che guarda i numeri. Se Fabrizio ci ascolta... sono uno che guarda i numeri. Se Fabrizio ci ascolta... Io sono andato una volta da Minardi, quando correva lui, gli ho detto, sai qual è il tuo miglior pilota che hai avuto, Giancarlo? E lui, sai, no Martini, dico, no, è Fabrizio. E perché, Franky? Perché Fabrizio, quell'anno lì che è arrivato in Formula 1, ha fatto 6 o 7 gare, adesso non mi ricordo più, ha fatto i punti, nella media che ha fatto, è stato il numero uno della Minardi in quel periodo. Allora io i numeri li guardo, voglio dire, come ti ho detto prima, che ha vinto 3 Gran Premi Leclerc, però ha fatto anche le pole position, i giri veloci. Ma l'ha dato... Ha fatto 9 pole position in un anno, non ha combinato niente. Appunto, è poco, perché con una macchina del genere, uno che è forte, quante pole position ha fatto? Ho detto che la macchina era buona per un giro, il resto, se tu vai a sentire tutte le dichiarazioni che faceva Mario Isola, la macchina mangiava gomme. La macchina dietro era scritta tutto. Se lui ha fatto 9 pole position, ha guidato così bene con una macchina, scusami per la parola, che faceva schifo. Oggi con la macchina che va bene vince quell'altro. Allora c'è qualcosa che i numeri tuoi non combinano. I miei combinano perché vince la Ferrari e sono contento per Sainz. No, è perché purtroppo abbiamo perso un pilota sbagliato. Però questa è un po' una caratteristica del tifoso Ferrari, quella di tenere principalmente per un pilota, no? Poi è chiaro, no? Cioè, se uno è Verstappen e l'altro è Perez, ci sta. Non lo so come si comportano i tifosi della Mercedes, è chiaro che non stiamo parlando, il tifoso Ferrari è un'altra roba, no? Però Sainz l'abbiamo visto, Nando, tu sei stato testimone di quanto l'affetto del pubblico monzese... Ti ricordi quando dicevi, sai, Leclerc aveva fuori dall'albergo la macchina piena di tifosi. Sainz non se lo cagava nessuno, poveretto, no? Ma non perché Sainz li mandasse a quel paese, voglio. No, se lo filavano. Ma allora, non diamo delle colpe né a uno né all'altro dei piloti. Secondo me è che in Italia, come nelle moto e anche nella Formula 1, purtroppo portano avanti mediaticamente chi vogliono. Oggi bene o male c'è Bagnaia dall'altra parte e c'è Leclerc di qui che bene o male sono tutte centrali, centrano sempre lì, questa è la realtà, per cui Leclerc non ha colpe se poi c'è qualcuno che lo monta più del dovuto, è un altro discorso questo, però sono due bravi piloti secondo me, io sono sempre dell'idea che Leclerc vada un filino più forte, però siamo lì, diciamo, è un livello molto 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 alto a mio modo di pensare. Però giustamente uno è messo da parte, giusto? Non è considerato. E quell'altro invece, se fa il terzo posto, va sulla Gazzetta, in prima pagina. Se l'altro vince, fa fatica a metterlo su. Però non è colpa dei piloti, capito? Il problema è di chi li porta avanti, di chi li monta, di chi grida alla televisione e via dicendo. Assolutamente sì, scusa, messaggio per Fabrizio Barbazza. Fabrizio, ti ho mandato, se vuoi il link, se hai tempo e hai voglia di collegarti, clicchi quel link e ti metto in diretta, altrimenti ci vediamo un'altra volta se avrai piacere. Chi ho interrotto, scusami, Gigi? Nando. Nando aveva finito, mi sembra. Per quello sì, io ho detto quello sì. No, ma io ho solo detto che se Leclerc vale 5 anni di contratto e poi quello che ha rinnovato per un tot di milioni di euro, mettiamo 1 milione di euro all'anno, perfetto. Sainz non vale meno di 1 milione di euro all'anno. Quello che sta dimostrando, quello che ha dimostrato fino adesso. Per dirti di non essere quella differenza tra uno che mettono a livello di Verstappen, perché Leclerc lo mettono a livello di Verstappen, e uno che, parliamoci, reputano uno sfigato. Questo. Allora, non c'è questa differenza, perché la macchina... parliamo della stessa macchina, dello stesso team, lascia stare, io non voglio dire che Leclerc deve vincere contro Verstappen, non c'è questa differenza, perciò se non c'è questa differenza è un problema, perché Marquez è arrivato sulla moto di Gresini,
c'è subito differenza da suo fratello. Questa è la differenza del pilota, che uno deve dire se uno ha un qualcosa in più e in meno, e Leclerc non ce l'ha in questo momento. Io per me non ce l'ha mai avuto oltre, però dico in questo momento, anzi, non so se direi c'è qualcosa in più. Allora chi ce li ha? Piastri, Norris, voglio dire, penso che Leclerc è un attimino sopra questi ragazzi qua. Pensi, però non lo sai. Non lo so. Non sono mica così convinto. Io non sono convinto. Pensi tu, ma non lo sai. Guarda che lo speri. La pressione della Ferrari non è quella lì che fanno gli inglesi. Ti ho detto l'altra volta, Gigi, tu vai in giro lunedì in Inghilterra, è passato tutto, in Italia, Maranello, a Monza, dappertutto è diverso, c'è la pressione della Ferrari. È una cosa fuori dal normale. Fatti spiegare da Nando, se c'era il vecchio Ferrari dopo che non vinceva il mondiale 20 anni, cosa succedeva? Forse altro che la pressione la sapeva portare, però quella bomba lì di Hamilton non è come dici te, perché non era, ti spiego solamente sul fatto matematico. Allora la Ferrari, due piloti, super piloti super pagati, non l'ha mai fatto. Quando c'era Schumacher che prendeva, quando hanno detto c'è Michael, non può vincere Irvine, Schumacher prendeva 30 milioni di dollari, Irvine ne prendeva 5. Barrichello lo stesso, Massa lo stesso, si sono trovati una bomba in mano alla Ferrari che non riesco a capire da come è nata. Tu lo sai meglio di me perché mi dici che ha crollato un muro, per l'amor del cielo, io non l'ha rotto il muro, l'ha rotto. Però sul piano, tu hai detto prima degli ingaggi così, allora ti ripeto, cioè Leclerc prende 30 e passa milioni più i bonus, sono già 35 la media. Il signor Hamilton ne vuole 40, più bonus arriveranno 50. La Ferrari 85 milioni per i piloti. Gigi non li ha mai spesi. Vuol dire che è successo qualche cosa. Lei no, ma gli sponsor sì però. Lei no, ma gli sponsor sì però, per il pilota. Ma quali? Voglio dire... Una delle principali è Santander che ha portato. Andiamo indietro. Scusami, gli sponsor ce l'aveva. Chi l'ha pagato? Non di certo la Ferrari, ma gli sponsor l'hanno pagato. Sto dicendo, Nando, che è successo qualche cosa di grosso per portare qua Hamilton, per scaricare, come dite voi, Sainz, per fare quello che è successo. Qualcosa di grosso che noi non possiamo saperlo. Però numeri alla mano, cioè voglio dire, è successo qualche cosa che bisognava portare Hamilton, ma non riesco a capire neanche. E sul lato economico, come ti ripeto, se tu vai a vedere, cioè questi qua hanno due piloti super pagati che spendono 90 e passa milioni di dollari, di euro, hai capito? Che non è mai successo. Ferrari, se Leclerc sta lì, Franco, se Leclerc sta lì, tu sei veramente convinto che vada via Sainz? E allora a sto punto qui Sainz non lo paghi la metà di Leclerc, perché Sainz dice tanti ragazzi, tante grazie, arrivederci. Cioè lì è successo qualche cosa di grosso che sinceramente io dico, i piloti li avevano, i tifosi erano, ma non perché ha vinto oggi, perché li vedevi, perché Nando dice così, io ti faccio vedere il video fatto alla Villa Reale, all'Hotel della Ville, urlavano sia Leclerc che Sainz, autografi dappertutto, e c'erano tifosi di Sainz, perché il tifoso della Ferrari non è il tifoso del pilota, è il tifoso della Ferrari, perché se no la Ferrari a quest'ora, Frank, era già, non è come il calcio, ce l'hai nel cuore, cioè voglio dire. Però Franco, scusami, io avrò fatto non so quante dirette, 400 da quando... E non ho, era rarissimo leggere dei messaggi a favore di Sainz da parte dei ferraristi che si lamentavano del fatto che Sainz fosse stato davanti alle Leclerc, e ditemi che non è vero, ragazzi, perché era così, voi la chat la vedete, sto parlando agli amici che sono in chat adesso, è sempre stato così, cioè è una roba che io quante volte ho dato fuori, dico ma ti fate per la Ferrari o ti fate contro Sainz o ti fate solo per Leclerc, perché vi hanno detto, perché ve l'hanno detto, questa è la cosa bella, vi hanno raccontato che è il predestinato, perché qua ci raccontano, capito? Ci raccontano che Bagnaia vale Marquez, ci raccontano che Leclerc vale Hamilton o forse Verstappen, perché ha vinto due gare in quella stagione che sappiamo poi cosa è venuto fuori.
Cioè, questo è il problema, che gli raccontano, questi gli raccontano, dicono: orca miseria, che è vero che Bagnaia è molto più forte di Marquez, o va come Marquez. Capisci? No, ma io adesso, siccome tu gli hai sotto mano, è la stessa roba, siccome tu li hai sotto mano, voglio sentire quelli che dicono, come dici te, si hanno fatto bene a prendere Hamilton allora. Ma è normale che ti dicono di no, Franco. Ha scardinato tutto, lo capisci o no? Vabbè, sai cosa vuol dire tritare tutto? Aspettiamo. Quello. Sai perché sono contenti? Allora, te l'hanno detto un anno prima, perché chi doveva fare una roba la fa, chi non la vuol fare fa un'altra roba, e chi deve andare via deve già andare via. Basta, l'hanno detto solo per quello. Finito. Perché sennò non c'è motivo. È la perché prima qualcuno volta magari che aspetta, è la prima, c'è sempre una prima volta, guarda, è anch'io. La prima volta della Formula 1 in 42 anni di lavoro che sento che prima del mondiale hanno preso un pilota, di solito era già presto ad agosto. E io è dal 2007 che aspetto che secondo te abbiamo avuto talmente tanti piloti, macchine competitive, che a Milsem niente, zero, non abbiamo vinto niente. No, tu mi devi dire le macchine, allora Gigi, per amor del cielo, io so cosa vorresti dire 2007 perché c'era Raikkonen e via dicendo, vabbè. Ha vinto. Certo che ha vinto. Perfetto. Quando uno vince è lo stesso discorso di Allanando. Uno vince dando, devi stare zitto. Se per ragione. Basta, è finito. Secondo te è secondo te, ma non l'ha vinto. Perciò quello l'ha vinto e oggi l'ha vinto. Secondo me. Se no, continuiamo a fare 5 anni di contratto anche alle Leclerc ancora. Basta. Cambiamo e andiamo avanti. Fermo una roba. Perdere per perdere, su. Guarda, ti ricordi quel musetto che si era mosso, che hanno fatto vedere in televisione, che un meccanico mentre tira su gli si affonda dentro la mano così, no? Hai capito? E quella lì la Red Bull ha corso 8 gare quell'anno lì sub giudice, te l'avevo già detto l'altra volta, cioè sub giudice. La Ferrari queste cose non ha voluto farle, tutte le cose. Perché in Formula 1, insomma, sei Gigi? 2 anni fa avevamo un motore che Hamilton non ci teneva col DRS, poi non siamo più andati, ci ha squalificato per un anno. Ma che cosa dobbiamo fare? Abbiamo sbagliato, dovevamo mettere un 7000, almeno vincevamo e eravamo squalificati. Ma cosa mi viene a dire, Franco? No, tu forse non. No, non siamo sulla stessa. Non siamo sulla stessa onda. Fatti spiegare da Nando. No, a Monza, Leclerc ha vinto, che non. Hamilton, la prima DRS, è andato piano di noi. Poi si è saltato fuori che avevamo una cosa strana. Allora abbiamo detto, guarda, siccome che non so cosa è successo, fai 2 anni non andare più col motore. Allora, la Red Bull ha vinto i mondiali contro la Ferrari, con la macchina sempre al limite del regolamento. Ha vinto, ha corso un anno con 8 gare sul giudice. A settembre hanno deciso che andava tutto bene. La Ferrari invece queste cose qui non l'ha mai fatta, ha voluto sempre stare nella realtà. Sempre una volta a me, Ross Brown mi ha detto che la Formula 1 devi stare su una lama, se cadi di qua ti squalifico, se cadi di là ti squalifico, devi stare sopra. La Ferrari, la Red Bull più di una volta negli anni passati l'ha beccata, è l'alettone, è il musetto, è il fondo piatto e via dicendo. Non ne ha fatto niente. Forse se arriva, come dici te, a far vincere un altro perché erano stanchi di veder vincere la Ferrari. È arrivata la Mercedes, ha fatto pro. La Ferrari, sai cosa ha fatto? L'unico errore che ha fatto è stato Montezemolo, l'ho già detto l'altra volta, quando ha firmato il contratto per andare con l'ibrido. La Ferrari, detto dagli ingegneri, non erano pronti. E allora la signor Mercedes ha preso la balla al balzo. Ha vinto 5 Grand Prix, 5 mondiali, uno dietro l'altro. Basta che non lo firmavano, Se non lo volevano firmare, non lo firmavano. Non firmava, non era un po'. Basta non che li così sono. Nessuno ti costringe a fare niente. Allora adesso, aspettiamo Hamilton. Vedi, tu speri che vai, Nando. No, ma quelle due cose te le dai tutte noi, Vai, Nando. Vorrei capire una cosa, da spettatore. C'è la Ferrari, meno male, fino a 3 mesi fa era un disastro. Gli uomini sono quelli. Di punto in bianco hanno comunicato che arriva Hamilton, di punto in bianco le macchine cominciano ad andare bene, cominciano ad avere risultati. Spiegatemi, o c'è l'ur di mezzo, o cosa è successo. Voi che siete dentro, io non sono dentro, ma voi che conoscete meglio i dettagli. Secondo me ci sta lavorando qualcun altro da fuori, Nando. Posso dirti come la penso? Allora, ci sta lavorando qualcun altro, Nando, di molto dubbio bravo. Hai te.
Tu da pilota che hai seguito, ti hanno seguito, hai corso, se succedesse a te una cosa del genere, tu che dubbio avresti? Il tuo dubbio? Vabbè, allora oggi qualcosa deve avere, la Ferrari di Sainz mi ha regalato la gara. E che quello che fa Leclerc ce lo regalano sempre. Ma il rendimento generale, perché comunque sia, sono arrivati a 2 secondi o 3 secondi, quello che è. Quindi il rendimento, al di là di chi ha vinto, la Ferrari ha dimostrato veramente oggi di andare bene, di avere una strategia perfetta ai box, di avere 2 piloti che vanno bene, cioè è andata benissimo. La macchina, giusto? La macchina. Ecco, per cui, siccome per lo staff è quello, nel giro di 2 mesi, 3 mesi, neanche ribaltare in Formula 1 una situazione del genere è un miracolo. Voi che siete dentro, ditemi. Anche i primi 2 Gran Premi, loro hanno fatto primo e secondo, ma la Ferrari era lì, non è che non era lì. Cioè, non per niente i punti che ha fatto il campionato, che sono lì, non è che gli hanno regalato. Sì, ma dammi rete, ma quando partiva il premio dopo di Pasqua, ma, sì, ho capito, sono fatti nelle altre 2 gare. Sì, ma Verstappen quando partiva dopo 20 giri aveva 15 secondi, non è che poi teneva giù il piede, poi mollava tutto di punto in bianco, insomma, è qui da vedere. C'è qualcosa che si sfugge, oggi abbiamo vinto perché anche non c'era la Red Bull presente, perché l'altro pilota è quello che è, vabbè, adesso non è che voglio dire che Perez sia scarso, però con la macchina che è in mano, voglio dire, poteva anche lottare un po', non ce l'ha fatta. Ma si è preso 50 secondi. Ha preso 50 secondi, Un po' prende il giro, Non mi capito. Allora, lui non è un fermo, per l'amor di Dio, però ha preso 50 secondi. Spiegamelo. Ma 50 sono 50, ma c'è qualcosa che non quadra, Quadra che solamente che Verstappen va più forte, finito. E quello è il problema. E oggi con fuori Verstappen non c'è niente da fare, perché secondo me i ragazzi vanno più forte. I ragazzi di quando scendono adesso, li vedi scendere dalla macchina, tu che hai guidato in Formula 3, hai fatto delle gare, perché bene o male ci siamo visti, io faccio le riprese e tu correvi. Cazzo, prima era uno stress unico, adesso è andato su un ragazzino, settimana scorsa è andato su, cazzo, appena appena ci va anche, voglio dire, alla grande, no? Ma perché? Perché ormai è un simulatore che devono solamente stare attenti come schiacciare i bottoni. Non è più, poi vengono giù dalla macchina, sì, un po' stanco anche, perché lui... ma anche 3 mesi fa era così, non è che 3 mesi fa era diverso, c'è qualcosa che... Ma la macchina non è quella di 3 mesi fa. La vittoria fatta a Singapore non era con la S e con la 24. Bene, allora siamo contenti che la macchina è migliorata notevolmente. E adesso vediamo... Non è... quello che dà, voglio dire, allora oggi doveva vincere Perez. Scusa, se la Red Bull va così forte, secondo te, la Red Bull gli dà una macchina tanto diversa a Verstappen? No, sì, è Max che va forte. Io voglio pensare sempre bene, voglio pensare bene, anche però io nei miracoli ci credo poco, ti dico la verità. Sono tutte, come ti ho detto prima, Nando, voglio dire, prima forse dava fastidio la Ferrari che ha vinto tanto, è arrivato, ha vinto Vettel e via dicendo, poi è arrivata, ha vinto la Mercedes e via dicendo. Adesso spero che pian pianino si sale un po' la china, perché abbiamo fatto degli anni solamente con Maurizio, con arriva bene a timone, che anche lui plasmava il team bene o male, ha fatto un buon lavoro secondo tifoso, secondo un tifoso. Bene o male i risultati si erano visti. Ha sbagliato Vettel 2 gare, la Germania, il Paul Ricciardo e via dicendo, abbiamo perso il mondiale. Ha sbagliato a Monza con Raikkonen che gli va addosso a Vettel, a Monza al primo giro, e lì abbiamo anche sbagliato, per la modestia, abbiamo sbagliato come tifosi, non come detto i lavori, perché non c'entro niente. Però voglio dire, bene o male ci sono sempre stati. La macchina ultimamente, dopo il famoso motore di Binotto, che anche lì volevo vedere che motore era, come voi pensate, perché giustamente andava come una scheggia, c'era qualcosa che non funzionava. Poi non è andato più neanche quello, Poi è andato per 4 gare, poi non è più andato neanche quello. Non si sa perché, è un'altra roba strana. Andavamo come una bestia, poi un bel momento ci ha cavato un pistone, si capisce che andava a 4. Non lo so. Comunque c'è una realtà, che la Ferrari deve andare forte, perché per tutto un contesto di cose. Io sono d'accordo con Franco che sicuramente il futuro sarà Ferrari, perché Ferrari ha tutti bisogno di Ferrari, perché francamente
Red Bull aveva stancato troppo, cioè ormai sì, non c'era più neanche interesse. Adesso io il prossimo Gran Premio vado a vederlo con la voglia di vederlo, ma altrimenti non sarei andato a vederlo se era la solita monotonia certo, che da due anni. Quindi c'è qualcosa che, ragazzo, che è cambiato. Qualcosa. Hanno un ragazzo, Nando, hanno un ragazzo che hanno plasmato, l'hanno fatto crescere e l'hanno fatto, e Verstappen è il più che ha la Red Bull, perché Perez è quello che è, per l'amor del cielo, come diciamo oggi, prende sempre 30 secondi, 40 secondi. Sì, ma c'è qualcos'altro, cioè non è più il Verstappen o tutto. Cioè, e allora non credo più alla Formula 1. Ma io ci credo sempre creduto molto poco, dico la verità, perché comunque sì, il motorsport è sempre purtroppo condizionato da tanti fattori esterni che purtroppo condizionano tutto il motorsport. Io ho questa convinzione. Forse da sempre, ma adesso più del solito. Va bene, sì, ragazzi, volate un'ora, vi faccio andare perché il Nando è vecchio e Franco è vecchissimo, Gigi è stanchissimo, io pure. Adesso lavoro sulla puntata delle moto, ve la ricarico, però mi sono divertito molto. Rimaniamo ognuno delle sue idee. Fabrizio Barbazza ha detto che dopo Giappone viene, si collega, e saremo felicissimi di averlo con noi, così almeno gli insegniamo qualcosa a sto ragazzo. Nando, cioè bisogna che gli spieghiamo un po' come funziona quel modo, è là che prende il pesce, che va a pescare, è bello come il sole, però vedi sempre la prossima gara Suzuka sarà la pista che vediamo come va, perché lì così ci vuole il pilota, la macchina e tutti insieme. Adesso vediamo se c'è ancora Suzuka motore Honda, sai, bisogna stare attenti lì, perché comunque giocano in casa. Attenzione. Allora, questa ora, Franco, e allora aspetto dai, Imola, aspetto Imola, sei, così diciamo ancora, perché se Imola, ma dai, certo, adesso non esageriamo. Non ti sei, in questa ora, Franco, non ti sei concentrato nell'obiettivo della tua Franco, quale? Quale, Franco? Bobbiese. Scandinaro. Non ti sei concentrato? Poi vi lascio. Allora parla a te. Mio amico mi ha detto: no, perché non hai messo la bandiera? Abbiamo fatto prima. Ma la bandiera lascia perdere. Cazzo, c'hai ragione. Non ti sei concentrato su questa cosa qua. Il problema non è se la Ferrari vince ancora. Il problema è se Leclerc non dà 12 o 20 secondi a Sainz. È questo il problema drastico. Il problema se è che arriva 20 e 21esimo, il problema è che Russell bastona Hamilton, è quello che mi dà fastidio. Ti ho detto che quelle quattro lenti lì, spero, le caviamo tutte. Spero che arriva la Ferrari come dici no, tu e speri che non vince forte. Hamilton. Ma il concetto di Franco Scandinaro è: speriamo che diano a Hamilton una macchina decisamente superiore alla media, perché questo dei mondiali li ha vinti solo perché aveva una macchina ne ha vinti perché era più bravo, perché era quel ragazzo che era arrivato, che non c'è niente da fare. Poi è stato anche agevolato perché era un pilota inglese cullato. I piloti, Franco, te li devi tenere sotto braccio, perché Max ma lo dice a noi, guarda chi teniamo sotto braccio, ma lo dice a noi la Ferrari a me? Ma dai, ma cosa vuoi dire, Franco? È un oro, andiamo a casa, basta, appunto, non è che dai, corre, ma dai, non corre da vent'anni, dove pensi te che le crea? Lascia stare che andiamo. Vi lascio andare, buonanotte. Oh, ci vediamo presto. Buonanotte. Maranello. Tutti andiamo. Ciao ragazzi. Les filles, les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal. Rompi il ghiaccio con Vividenx Lit 100% xilitolo. Vividenx, vivi fresh al 100%. Da JB Cars, concessionario ufficiale Jaguar Land Rover, questa introvabile F-Type SVR. Nuovo colore, Giola Green, il nuovo verde inglese di Jaguar Land Rover dell'anno 2023, soli 7.000 km, una vettura che presentiamo a 105.000 euro, IVA esposta, IVA compresa, ancora con i 5 anni di garanzia ufficiali della casa. La trovate sul sito jbcars.it. Solo da Kimoto, Moto Guzzi V85, parco stampa chilometri zero a 9.900 euro, non fatela scappare! Ciao ragazzi, sono Luca di MotoWay, consigliere ufficiale Kawasaki.
Volevo presentarvi questa fantastica Z900 2024 in promozione a 8.990 euro franco concessionario. Moto pazzesca, prezzo incredibile. Vi aspetto in concessionaria per provarla. Ciao! Nuova Volvo X30 qui da Svezia Car, auto di grande successo. Venite a scoprire le formule d'acquisto con rata mensile, valore di riscatto finale, manutenzione, assicurazione, garanzia estesa, tutto incluso. Vi aspettiamo per una prova su strada qui da Svezia Car, via Giovan Battista Grassi 98 a Milano. Ciao, sono Davide di Bike House Orange a Varese, concessionario KTM, Kawasaki, Super Soco e Vent. Vi aspettiamo per proporti moto, nuove e usate, abbigliamento e oltre a darti tutta l'assistenza necessaria con la nostra officina. Ciao, a presto! Scegli DR da Fassina e Via Grassi 98 a Milano. MT07 2024, in tutte le colorazioni c'è una promozione che vi dà 1000 euro di vantaggi o sul ritiro del vostro usato oppure come accessori in sconto. Venite Motor Times, Saronno e Legnano a trovarci quando volete. Evocomp Composites produce parti custom e aftermarket in fibra di carbonio per moto Ducati e non, e ti presenta la sua protezione in carbonio per panigale di 4 con scarico Acra. Per tutte le parti speciali per la tua moto visita evocomp.eu. E offertona anche sulla nuovissima Transalp, che potete acquistare solo da Motostar al prezzo di 10.000 euro franco concessionario. Non fatevele scappare! Sono Cristiano Soro, questo è lo showroom Jeep di Fassina in via Giovanni Battista Grassi. Sono qui per presentarvi tutta la gamma Jeep, dal Wrangler, Grand Cherokee, la nuova Avenger con le sue nuove motorizzazioni, Compass e la Renegade. Vi aspetto numerosi. Box. So you're following Lewis C. Box and pick and firm, please, Max. Box, pick and firm. So box. Keep it saying now. Let's stay up. In.